risposto. Mi ha fatto una domanda. Posso? Certo. Mi ha fatto una domanda specifica. Ho fatto una domanda specifica perché questo quindi, tema. Cioè, quindi è chiaro che il modello dell'accoglienza diffusa è assolutamente fallimentare da questo punto di vista. Non a caso, guarda, vi faccio un esempio: chi non ottiene la protezione internazionale, quindi viene negata la domanda di protezione sussidiaria o status di rifugiato o protezione umanitaria, il 60% continua a circolare liberamente sul territorio nazionale. Una parte perché non vengono fatti gli accordi di rimpatrio, una parte perché non li troviamo più. Quindi mi pare di capire. No, non li troviamo più. Questi circolano liberamente. Non accogliere, escono, no, escono accogliere. No, no, sai cosa gli dico? Io dico, ovviamente io sono contrarissimo a questo arrivo indiscriminato. Ma chi arriva, noi dobbiamo mettere in centri trattati umanamente, decorosamente, quello che volete, ma che non possono circolare liberamente sul territorio nazionale fino a quando non hanno riconosciuto la protezione internazionale. Non è che arrivano qua, comunque illegalmente, superando un confine illegalmente, e circolano dove vogliono, vadano dove vogliono, escono dai circuiti SPRAR, rientrano. Per avere riconoscimento. Dunque, non è che non averlo. Sono chiusi. Uno è un problema, secondo è la quantità che sta arrivando.